5, ma c'è una cosa sulla quale credo davvero sia indispensabile che noi non compiamo errori di sottovalutazione. Cioè la vera partita in questione, oltre tutta quella che stiamo dipanando, è la rivendicazione che chi dispone di potere politico ed economico sta affermando di non avere limiti al proprio arbitrio. Questo è, secondo me, la vera questione. Qui c'è una insofferenza nei confronti del sistema di regole e nei confronti del controllo democratico e del controllo di legalità, che è il vero elemento strutturante di questo passaggio. La questione dell'istituto di Tremonti a me pare che sia la cartina di tornasole di questa vicenda, perché io vorrei darvi qualche elemento. Allora, in Italia succede che quelli che arrivano vicino a Berlusconi, se hanno una provenienza dalla docenza universitaria, si ottengono, diciamo, di avere il proprio ateneo privato, no? L'ha fatto Pera, che poi è caduto in disgrazia. Sapete perché è caduto in disgrazia Pera, no? Perché è andato da Berlusconi e gli ha detto: senti, guarda, adesso con i tempi che corrono tu non sei più sufficiente, si era alla vigilia della campagna elettorale, non sei più in grado di catalizzare il consenso, ci vuole una persona che non si sia bruciata con le vicende del conflitto di interessi e con lo scontro sulla legalità, penso di essere io. È stato accompagnato dal maggiordomo alla porta, e da quel momento voi non avete più, non è una barzelletta, non avete più sentito parlare di Pera, che è stato eletto giusto perché così non hanno voluto infierire, e l'università privata di Pera è stata completamente azzerata. Ma c'è un'università privata, che è l'università privata di Tremonti, che Tremonti, quando era ministro dell'economia nel 2004, ha ottenuto venisse finanziata in ragione di 50 milioni subito e poi 100 milioni ogni anno, quindi ha preso ad oggi 450 milioni di euro la università, il cosiddetto MIT italiano, l'università, l'istituto italiano di tecnologia. Ma la questione è che adesso con le leggi noi parliamo di tagli, no? Tutte le università italiane sono coinvolte in un drammatico taglio delle risorse. L'istituto italiano di tecnologia riceve una quantità, non solo quei 100 milioni, ma in aggiunta una quantità enorme di soldi. Segnatamente riceve 130 milioni di euro dalla Fondazione IRI, perché il patrimonio della Fondazione IRI sarà conferito all'Istituto Italiano di Tecnologia, e in più Tremonti ha detto che, e ha tradotto in una normativa, segnatamente in un disegno di legge che sarà approvato, che una quota, non sappiamo ancora quanto, ma una quota dei conti dormienti, si parla di 2 miliardi di euro, una quota dei conti dormienti sarà conferita all'Istituto Italiano di Tecnologia. Ora, l'Istituto Italiano di Tecnologia, uno potrebbe dire, vabbè, è un'università. No, attenzione, guardate, sto parlando di decine e decine di milioni e di centinaia. Tenete presente che il PRIN, il totale del PRIN, cioè siamo sotto i 100, io ho 95 come dato, ma siamo sotto i 100 milioni. Quindi noi abbiamo già dato 100 milioni all'atto della Costituzione, più i 130 della Fondazione IRI, ad un unico istituto che è nelle mani del Ministro dell'Economia, che è molto di più di tutto il finanziamento dei progetti di ricerca di tutte le università statali. Il problema qual è? Il problema è che l'Istituto Italiano di Tecnologia è governato come un feudo personale da Tremonti, cioè non ci sono regole né per il reclutamento, né per l'uso delle risorse, né per la determinazione delle strategie di ricerca.
Cioè siamo ad una privatizzazione, per questo dicevo è una privatizzazione di stampo post-fascista, perché qui c'è una autentica neopatrimonializzazione delle risorse pubbliche. Vengono semplicemente date nella disponibilità di un signore che fra l'altro non fa neanche il ministro dell'istruzione universitaria, fa il ministro dell'economia. Io credo che questo sia il, come dire, davvero il punto di caduta di questo processo. Quindi noi dobbiamo preoccuparci per tutte le cose che sono state dette, ma direi considerando che questa è la tendenza in atto. Naturalmente lo snodo, uno dei corollari che rende questo progetto compiutamente governabile è la questione della precarizzazione. E vorrei dire anche qui una cosa brevissima sulla precarizzazione. Esistono questioni anagrafiche tali per cui la docenza italiana nei prossimi mesi e nel giro di un anno comunque conoscerà un pensionamento massiccio, perché arrivano a scadenza molti di quelli che furono immessi con l'ope legis. Ci sarà quindi uno smaltimento molto rilevante di docenti. A questo punto, con grande tempestività, le nuove norme, come voi sapete, introducono alcuni elementi che sono il blocco del turnover. Il combinato disposto tra il blocco del turnover e due altri elementi. La questione della virtù, e cioè se tu spendi più del 90% del fondo di finanziamento per le spese del personale non prendi niente, e l'altra questione, e cioè il comma 3 dell'articolo 1 di questo disegno di questo decreto legge 180, che dice tu, sempre che tu riesca ad avere dei soldi, perché sei virtuoso, hai dei soldi da destinare al reclutamento, puoi destinare questi fondi, sì, in ragione del 60%, per nuove assunzioni. Ma qui si dice, queste assunzioni le puoi operare anche in forma di precariato. Perché sarà molto probabile che saranno, cioè come contrattisti, e saranno adoperate come precariato? Perché non sono i fondi destinati ad accendere contratti e non ad assumere docenti, non sono contabilizzati dentro quel famoso fondo del 90%. Allora, siccome all'università vengono tagliati i fondi, il rischio di diventare non virtuosi, cioè di sforare il 90%, è molto elevato. Ma se io assumo i nuovi come precari e non come ricercatori a tempo indeterminato, io questo rischio lo riduco. Quindi ho tutto il vantaggio, oltre al fatto che se io assumo come precari li controllo, questi non hanno diritti, quindi non rompono, e quindi oltre a questo c'è anche... Allora, il risultato quale sarà? Sarà che tu da una parte introduci elementi di privatizzazione sul versante del controllo fuori dalle regole e dall'aumento del potere, contemporaneamente dentro questo processo generalizzi la precarizzazione dei nuovi assunti, tu hai trasformato davvero le università in autentici feudi privati. Questo è quello che sta succedendo, con tutte le ricadute che noi sappiamo in termini di qualità dell'offerta, controllo sulla didattica, controllo sulla ricerca, drenaggio dei fondi. Dopodiché la Costituzione non l'hanno cambiata formalmente, ma l'hanno anche su questo terreno completamente svuotata. Ecco, io penso che questo sia davvero il pericolo a cui noi stiamo arrivando. Dopodiché la questione dell'università di massa, ma cosa volete? Ma ce la faranno fare anche l'università di massa, nel senso che comunque non impediranno a chi vuol pagare le tasse per accedere a università totalmente fatiscenti, totalmente screditate, totalmente prive di risorse, il valore del titolo di studio che queste università
forniranno sarà stato completamente zero. A quel punto lì non è un problema che chiunque voglia eventualmente arrivare fino ad uno straccio di laurea, che sarà davvero uno straccio di laurea, ci possa arrivare, ma a quel punto avranno disinnescato il vero pericolo, e cioè una università di massa in senso pieno come accesso democratico alla conoscenza e come elemento di mobilità di massa. Io ho parlato a lungo e quindi mi fermerei, la questione del merito è complicata. Io quello che l'unica cosa che devo dire e vorrei dire, ma proprio è una battuta, ma lo diceva anche Fabio all'inizio, la battaglia sul merito è una battaglia complicata che noi dobbiamo sapere combattere, cioè dobbiamo smascherare l'uso totalmente ideologico di questa idea, la meritocrazia, per come la viene effettivamente agitata, è semplicemente uno strumento di selezione di classe e di controllo arbitrario da una parte delle risorse e dall'altra parte delle funzioni e dei ruoli. La questione non deve però spingerci a non comprendere appunto che il merito, quello vero, cioè il fatto che chi vive dentro un'istituzione pubblica e percepisce uno stipendio in un'istituzione pubblica deve essere capace di svolgere il proprio lavoro, deve svolgerlo bene, deve essere capace di far didattica e di far ricerca. Questa è una nostra battaglia, perché guardate, e chiudo con quest'ultima considerazione, dentro le università quelli che lavorano poco e quelli che lavorano male, quelli che non insegnano perché fanno insegnare i loro collaboratori spesso totalmente precari, quelli che non scrivono o che scrivono soltanto il proprio nome in calce a cose che si sono fatte scrivere dagli altri, sono precisamente quelli che da questo genere di riforma trarranno ancora maggior potere. Quindi non facciamo una battaglia contro il merito, ma prendiamo noi, e dobbiamo saperla qualificare e riempire di senso, una battaglia sul merito, che è cioè una battaglia sulla qualità del servizio che questa istituzione deve sapere erogare.